C'era una volta a Soho, nel cuore di Londra, un giovane artista canadese. Un giorno ebbe un'idea e così realizzò un film animato di 19 minuti basato sull'arte e il folklore medio orientale. Oggi, anno 1982, ha speso mezzo milione di sterline. Mancano 80 minuti di film da animare e 10 milioni da recuperare. L'animatore è Richard Williams. Il titolo del film è The Thief Who Never Gave Up. Il motivo che mi ha spinto a iniziare con l'animazione è stato ciò che ho visto potesse creare. Se Rembrandt fosse vivo al giorno d'oggi, non resisterebbe all'animazione, all'idea di quadri che si muovono, suppongo. Si tratta di un mezzo notevole, maleabile. Se canti in un coro, se improvvisi uno strumento, lo fai e basta. Ma con questo mezzo puoi correggerti, improvvisare, pianificare. L'animazione è completamente flessibile. Solo che nessuno, oltre ai primi concorrenti della Disney, alcuni interessanti esperimenti, nessuno... chi lo sa, io sto solo facendo un film. Un bel film. Con tutto ciò che ho preso. Come un panino imbottito, è straripante. È la storia di una profezia. Parla di tre antiche palle d'oro. E se le palle dovessero sparire, questa città sarebbe precipitata verso rovina e morte. Il ladro, che è un idiota, ruba le tre palle d'oro e la città verrà salvata, come dice la profezia, dalla più semplice anima, che è il ciabattino, che causa la distruzione, non intenzionalmente, della gigantesca macchina di morte. È come in un sogno, tutto il film è nel linguaggio di un sogno. Mi sono occupato del mio progetto personale mentre lavoravo a degli spot pubblicitari che facevo per guadagnare i soldi per il mio progetto. Anziché prendermi uno yacht e ubriacarmi a bordo, tornavo a lavorare, perché questo era il motivo di ogni cosa. Non era mia intenzione spendere la mia vita realizzando più di 2500 spot pubblicitari. Non era la mia carriera. Né fare piccole animazioni per dei cortometraggi. Ma i soldi arrivano da questi progetti. A 5 anni vidi Biancaneve. Mia madre era un'illustratrice e quindi crebbi come un bambino sofisticato in uno studio artistico e sapevo che quelli erano solo disegni. Ma io volevo fare l'animatore. A 15 anni andai alla Disney e mi fecero entrare e parlarono
Parlarono di me a lungo. E poi a 16 anni entrai in una sala piena di Rembrandt e improvvisamente realizzai che tutto era collegato. Così abbandonai l'animazione e feci cartoni animati solo occasionalmente, ma soprattutto illustrazioni a pagamento. E il resto del tempo dipingevo. Ma non sopportavo il mondo dell'arte, non sopportavo l'idea di fare arte per ricchi industrialisti e tutto quel mondo era una vita che mi repelleva. Solo allora capii che potevo con l'animazione e mi dissi, oh mio Dio, sarà orribile. Dovrò tornare a fare pubblicità. Non voglio farlo. Per ottenere i soldi, per ottenere gli strumenti, per ottenere la conoscenza, oh cielo, finirò a 40 anni. Passai 6 mesi evitando questo destino. E poi ho iniziato ad avere idee per suoni, animazioni, e così iniziai il mio primo film, The Little Island. Per fare The Little Island realizzai decine di spot. Morii di fame per il primo anno a Londra, fu un trauma. Ero molto apprezzato in Canada, facevo questo e quello, non mi fermavo mai. Qui mi presentavo e mi dicevano, datti una calmata caro, e via dicendo, e imploravo di poter lavorare. Un trauma. Terribile trauma. Alla fine, dopo un anno, vivendo di burro d'arachidi, fish and chips e latte, Bob Goffrey mi aiutò a creare un film biografico. Lavorai in un seminterrato. Avrei fatto qualche spot animato o illustrazioni e in cambio lui mi avrebbe concesso la macchina fotografica. Era un baratto. Feci un corto, Love Me, Love Me, Love Me. Era una versione disneyana degli spot che avevo sempre fatto. Particolarmente semplice, fondali bianchi, con tecniche che già conoscevo. Era solo per me, un corto divertente per me. Quindi non mi costò nulla. Once upon a time, there lived a man named Squidgy Bod. Everything he did was wrong. Everything he touched either broke or fused or tore. His clothes were either too big or too small. But everybody loved him. When he went out, dogs would lick him. Horses would wave their tails at him. And little children would follow him. Passai un fine settimana a Copenaghen e c'era Clive Donner, Tony Richardson e anche Lindsay Anderson doveva essere lì. Ma presi il suo posto perché aveva altri impegni e così mi presentai come rappresentante del cinema britannico e...
Mi ritrovai a una festa con Clive Donner che spese 5 anni a fare spot di omogenizzati alla J. Walter Thompson. E io pensavo fosse un lavoro incredibile. Come aveva sopportato di lavorare per 5 lunghi anni facendo pubblicità a degli omogenizzati? E i suoi spot decadevano. Lo vidi fare spazzatura per soldi. E lui invece mi disse: perché non provi a smettere di fare quello intelligente e non cerchi di fare qualcosa di davvero buono per una volta? E io dissi: sì, ci proverò. E così realizzai per la Guinness a The Albert Hall e feci del mio meglio. Ora mi disgusta, semplicemente lo odio, ma venne apprezzato e vinsi vari premi e questo mi diede forza. And that really helped set me up. I 600 di Balaclava fu un bel cambiamento, con associazioni organiche di colori. Stavamo lavorando a scene di un film importante. Feci lavorare tutti sino allo sfinimento. Eravamo tutti alle prese con qualcosa che non eravamo sicuri di poter completare dignitosamente. Fu molto dura per tutti noi, io e pochi altri ci spingemmo fino ad essere mezzi morti e in un attimo avevamo finito il film. Nel 1972 Richard Williams venne accolto nel mondo del cinema e venne premiato del premio Oscar per il suo film Il canto di Natale. I am the ghost of Christmas present. You have never seen the like of me before. Spirit, conduct me where you will. If you have aught to teach me, well, let me profit by it. Touch my robe. As they walked, the spirit shed from his torch a few drops of good cheer on the passers-by. They stopped to bless the humble dwelling of the Cratchit family. And how did little Tim behave? As good as gold. He told me coming home that he hoped the people saw him in the church because he was a cripple and it might be pleasant to them to remember upon Christmas Day. Come on, Timmy. Who made lame beggars walk and blind men see. Richard Williams si descrive come un seguace dei grandi animatori della grande Hollywood. Nel 1974 collaborò con due di questi, alla Pantera Rosa colpisce ancora, Ken Harris, famoso per Willy il Coyote e Bugs Bunny, e l'uomo che animò la regina Grimilde in Biancaneve e la danza cinese in Fantasia, Art Babbitt. You mean this is too many? Just tick, 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 tick. Ah, grazie.
You do it in 24. That's interesting. You do it in 24. Yeah. You could do a kind of a double bounce in there, couldn't you? One, tick, one. Oh, that's funny. One, tick, 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 one, tick, tick, one. With a double bounce and... L'elite dei grandi animatori, i maestri dell'animazione come Ken Harris o i migliori della Disney, sono simili a Robert Frost, sono un dono al nostro mondo. Solo un altro poeta può decidere che tu sia un poeta. E quando successe a me fu perché... Ken Harris, che purtroppo è passato a miglior vita, ci aiutò con metà de Il ladro del ciabattino. Venne qui a 69 anni, 14 anni fa, nella stanza qui accanto e lavorammo insieme. Ero sia il suo apprendista che il suo capo. Un giorno, dopo aver finito coi disegni, mi disse: maledizione, stai mettendo ogni cosa al posto giusto. Sai, tu potresti essere un animatore. E io, incredulo, chiesi: scusa, puoi ripetere? Dovete uscire, stare lì sulle scale per un po'. E mi dissi: dannazione, ha ragione. L'ho ammirato tanto, ho vissuto vincendo premi, ma non mi sentivo un vero animatore. Non sapevo inserire quel quid nei miei disegni. Facevo animazioni banali. Ecco, dovevo animare questa scena. Ecco, dovevo animare questa scena con uno stregone, con le carte, quello che poi sarebbe diventato Zigzag nel film. Modificai il film per inserire questa scena. Mi era costato un anno, ho lavorato il modo in cui muoveva le carte, allungava il mazzo e parlava allo stesso tempo. Lo finì nei sei mesi in cui Ken Harris ci lasciò per un ricovero. Dopotutto aveva 76-77 anni. Poi tornò qui e io avevo finito questa scena. Non avevamo mai parlato del fatto che io fossi o non fossi un animatore, mai più. E quando gli feci vedere la scena e pensavo che fosse pronta, lui così dal nulla mi guardò e poi disse, molto chiaramente, disse, tu sei un animatore. Ipnotizzo coi miei poteri. Per me non è affatto complesso. Per me la vita è come un gioco. Un gioco dove vinco molto spesso. Zigzag è proprio un bastardo. È il classico perfido visir, il gran visir cattivo, ma è la combinazione di due persone che ho conosciuto nella mia vita e che odio, ma non volevo si capisse. E infatti amo Vincent Price, ricordo che quando facevo... mi esce meglio la mattina, ma... I'm 100% pure ham, you see, Richard, and so I just love to work. Well, he speaks a bit like that, but it's much lower. Anyway, from St. Louis, very peculiar accent. Anyway, io ho pensato, se imito Vincent Price per fare Zigzag, perché ho sempre amato il suo, tutto ciò che fa, forse potevo dare il ruolo a Vincent Price e apprezzare quelle due persone che odio. E su di lui ho creato questo concept. Con questa testolina minuscola che lo fa somigliare a un avvoltoio, con queste spalle come ali, continuavo a farle sempre più grandi e alla fine sono diventate enormi. E come Vincent è enorme e con queste lunghe gambe, il sedere alzato, lo guardi da qua giù e sembra una marionetta. Sembra avere troppe articolazioni, come una falange in più su ogni dito, e ha 25 anelli su ogni mano. Si muove come un pupazzo. Ha
Ha due gomiti, due spalle, su ogni braccio, forse due dei retani, e tutte queste parti lo rendono un burattinaio, un manipolatore, come una marionetta che si manipola da sola. Morte e distruzione, Zigzag. Il mio regno cadrà in rovina e morte. Stia calmo, Serenita. Perché questa sorte? Come mai parlate tanto di rovina e di morte? L'ho sognato. Hello, hello! What's today? Hey! An intelligent boy. Oh, a remarkable boy. What's today, my fine young fellow? Today? Christmas Day! What? It's Christmas Day. It's Christmas Day. And I haven't missed it. The spirits have done it all in one night. Well, they can do anything they like, of course they can. Non è solo tecnica, o chiunque potrebbe farlo. È tutto nel modo in cui i disegni si collegano e come gestisci il ritmo. Lì c'è l'abilità. E poi ci metti personalità. Come Fred Astaire che canta. Sembra facile quando lo fa lui, ma io non riesco a tenere i piedi fermi e seguo il ritmo. Ed è questo che fa un animatore, farvi ballare i piedi come con Fred Astaire. Potrebbe farlo un computer? Un computer potrebbe gestire un dentro, un fuori, una rotazione di un'astronave. Meraviglioso. Ma noi non animiamo astronavi, animiamo persone. Sono flessibili, plastiche, reattive, sono individui con una personalità. I computer non hanno personalità, se l'avessero ci sterminerebbero. Leggendo riviste, scopri che l'animatore fa il fotogramma numero 5, il numero 1, il numero 5, il numero 9, e poi uno schiavo si occupa degli intercalari, il numero 3 e un altro schiavo il numero 7, e poi due imbecilli fanno il 2, il 4, il 6, ma non è così che si fa. A volte capita di lavorare a certi progetti, ma non esistono gli intercalari, sono tutti importanti. Non possiamo muoverci per conto nostro o facciamo la fine di King Kong. King Kong poteva essere animato bene, anche da un computer dopo tutto. Ed ecco la principessa che bacia il principe. Un computer può farlo al posto tuo. Se vuoi un robot principe che bacia un robot principessa, puoi farlo. Ma un bacio non funziona così. Il bacio è una delle scene più difficili. Serve grande abilità, serve sensibilità. Ho lavorato 30 anni e mi riesce difficile. Rembrandt, se avesse dipinto l'uomo dall'elmo d'oro, avrebbe potuto farlo fare a un computer. Programma per oro, programma per compassione, programma ironia, programma texture, ed ecco che il computer lo fa. L'animazione non raggiungerà l'uomo dall'elmo d'oro, ma potrebbe. Ma certo, it is obvious to me that he is victim of the double whammy. Split interlink incantation with Newt's eyeballs. Non è una sega mentale per artisti. Non lo è. Posso dire sega? È qualcosa di importante. E deve esserlo. Pubblicherò The Thief Who Never Gave Up e farà 50 milioni al botteghino, giusto per non fallire, ma è fuori questione l'idea di farlo come un monaco miniaturista, anche se lo sembro. Deve essere un blockbuster a tutti gli effetti. Deve essere fatto come Star Wars o Lawrence d'Arabia. Ed è per questo che ci vuole tutto questo tempo, perché ho un esercito di disegnatori e un cast di attori su grande scala. È l'ego smisurato di Richard Williams. Osservate Richard Williams a lavorare. Il ragazzo sta consegnando i suoi intercalari per sentire il giudizio di Richard.
Could you do that this afternoon? Sure. Let's test it first. Okay. Shoot it first, and then we can. Are the hands okay? I don't know. Lui sta notando tanti piccoli errori. Eccone uno grave. In un fotogramma la cesta della strega ha meno vimini. Passano da 3, poi a 4, poi a 3. E il disegno va rimosso e rifatto. È molto importante il controllo del movimento quando la cesta rallenta, per esempio. And use the ones the preceding one. Yeah. She's swinging fast there. No, she's slowing up now, so these ones are very important. Right in here. I'm right. Qui Richard spiega che proprio quando gli elementi sono vicini tra loro o sono in contatto è più importante lavorare al meglio. Nobody's ever gonna see it. You have a, I mean, you'll never. But when things are close together, that's when you really have to work. Drawing when the basket's at the end of its curve. Inoltre, uno dei punti più difficili sono quelli più vicini agli estremi, ovvero quando la cesta rallenta e il suo movimento va a pendolo. Quando l'animazione sarà proiettata, si vedrà se le tempistiche sono o non sono corrette. Ecco Richard che cerca di spiegare al suo Foley Artist, ovvero colui che si occupa del suono, come deve funzionare il cigolio della manopola. That seems to be. Ah, I've got a bigger one to on another track to come. Shall I just play just the, yes, yes, this one again? That's good. You see, it feels wrong there. That's good. That's good. Right, well, I'll show you the next one. I've got a deeper one for the sort of length of pipe going down into the hole. Ah. It sounds like a dog running around with a bunch of tin cans tied in its tail. A little bit. Mm-hmm. Richard e il Foley stanno arrivando a una conclusione. Giocando con riverberi e cigoli sono arrivati a un accordo. Ogni suono andava provato in pellicola, nonostante il forte rumore della bobina. All her noises. Yeah. Perfect. That's good. Ah, it's good. I see. So if you use the other one, the tin can, very sparing. Yes, very lightly. And that's more real. There's two of those to double it up and echo it when it's down in the hole in the ground. That's good. This is squeaks to cover on the loose pipes to go in with the rattle we heard. That's it. That's it. Bene, questo è quello che cercava. That's what I've been looking for. Sto cercando di raggruppare l'animazione come aveva fatto la Disney in passato, fino a quando si sfece negli anni 60 e 70 e l'attrezzatura divenne disponibile per i singoli individui.
Quello che io ho fatto è tornare indietro per recuperare la tecnica e vorrei ricostruire questa situazione e portarla in una nuova direzione e non fare mai più spot pubblicitari. Avrei studiato molto meglio la musica delle mie animazioni. Se prima mi piaceva suonare ogni tanto, ora mi mettevo d'impegno, ora ci davo dentro sul serio. Ho sempre desiderato farlo, ma ero stato molto impegnato negli ultimi 5 anni. Qui ero a New York con questa banda e Dick Six, che aveva un certo effetto sulle ragazze. Non l'ho realizzato fino ai miei 45 anni. And I decided to play her along. I'll slip into something cooler. I flicked a tic-tac, the two-flavored mint. The smooth outer coating surrendering to the inner mint played mind games with my taste buds. Then I noticed it was my last. I had to make a decision, stay with a broad or go get a fresh pack of tic-tac. No contest. La lavorazione di uno spot è molto diversa da quella di un film. Completamente diversa. È sempre l'agenzia ad avere l'idea, non noi. Ci presentano il concept che hanno già testato con un animatic, cioè uno storyboard fatto da un illustratore che non è animato e ha una colonna sonora approssimativa, e fanno ricerche di marketing su quello. Lo fanno vedere a casalinghe, anziani, qualsiasi target, poi viene approvato da una commissione e poi lo consegnano alla compagnia che lo realizzerà. Per esempio, cercano la nostra perché conosciamo un sacco di bei trucchetti. There came a time when natural resources became so precious that men were forced to seek them in alien environments. From all over Earth, men and materials were gathered, machines the like of which had never been seen before. This mighty endeavor required a vast investment and a leap of technology as great as that which placed the first men on the moon. And you can make it in minutes. You just add the powder to fresh milk and whisk, so it's very wholesome, and it contains honey. But most important of all, it's delicious. My heart's a flutter, it tastes like butter. That's only half my story told, for I can spread it in December, even though the weather's cold. Oh, blow the man down, boys, blow the man down. Blow him away. You need some time to blow the man down. We blow them up far on the 13th of May. You
now that you have acquired the power, my son, you must swear to me by the sacred sword of Jovan that you will use the power only for good, never for evil. That's when I had the idea. It was a gamble, but I figured even all working together, they'd never pass 11 plus. Fixe Füchse wissen, dass man mit dem Bauspargeld von Schwäbisch Hall nicht nur ein Haus bauen, sondern auch renovieren und modernisieren kann. C'è questo John Webster, il direttore creativo della Boss Massimi Polit. È una delle più importanti agenzie ed è molto particolare, dato che ha effettivamente delle idee originali, direi brillanti. Per esempio, l'orso della cresta per la Schweppes fu una sua idea. Fu una sua idea. Disegnava orsi simpatici come testimonial. Baby, I will be your ever-loving fan. Give me the drink I really love, a bottle or a can. It's Frothy Man. I don't wanna drink the ocean, 'cause man, that's really rough. But when it comes to Cresta, here's one beer that just can't get enough. It's Frothy Man. John Webster un giorno ci presentò l'orso sui pattini e voleva uno spot coreografato. Pensavo fosse molto divertente, poteva fare delle gag cadendo e sbilanciandosi. Da bravo canadese, io stesso ho pattinato in passato. E Art Babbitt aveva appena finito di farci questo corso di animazione, stavamo tutti studiando il peso dei corpi e come si sposta. E mi faceva impazzire l'idea di un orso di 150 kg che si scatena e volevo vederlo animato sui pattini. Litigammo a lungo a riguardo, ma ero io il capo e alla fine, dopo tutto, fui io a occuparmi dell'orso sui pattini. Per la prima volta mi ero fatto trasportare. Mettevo un'idea e poi l'altra e così telefonai a John e gli dissi: John, non riesco a fermarmi. Ti spiace se improvviso un po'? Lui mi disse, sì, certo. E così animai tutto a modo mio. E lo trovavo esilarante. Mi ero proprio divertito. Poi glielo facevo vedere e lui disse, sì, divertente, sì, ma che fine ha fatto la mia idea? Io avevo realizzato la mia idea, ma lui voleva la sua, non la mia. Non voleva i trucchetti che conoscevamo, anche se erano tutti a sua disposizione. Così presi lo spot e lo gettai nella spazzatura. E lo usammo come esempio per dire a tutti: vedete che succede se non seguite le indicazioni? Vedete che succede se non seguite l'idea dell'agenzia? Vedete dove vi porta l'animazione se non vi fate trasportare? Non preferite questo orso che sembra fluttuare mentre pattina leggero? Lui voleva la sua idea, che era altrettanto divertente, e vinse premi, e fu apprezzata. Anche se io non lo trovo divertente quanto la mia idea, ma che importa? You know two reasons I left the North Pole? First, the frothy crest with all the fruity flavors. Second, I ain't too hot on the ice, man. Sono orgoglioso di dire che abbiamo vinto 175 premi, soprattutto per delle pubblicità. Abbiamo gli scaffali pieni. And they're splattered all over the walls. Sono come degli scudi professionali. Cioè, visto che io sembro un topo di biblioteca, nessuno mi ha mai particolarmente rispettato e i clienti mi ignoravano. Ma, ecco, quando hai una teca di premi scintillanti e tutti quanti devono attraversare un corridoio di premi per entrare, restano impressionati. E io dico sempre che sono solo soprammobili, e in un certo senso lo sono.
ma in un altro sono il mio invito a te con la regina Elisabetta. Che cosa ho senza quei premi? Nulla. Ho solo un edificio e dei dipendenti. E un film d'animazione. Alla fine, ciò che ho fatto per avere i soldi per realizzare il film è stato circondare lo staff di lavori ben fatti, così che gli sponsor potessero dire: wow, ci sanno fare. Forse sono in grado di fare un film, uno di quelli grandiosi. Quei premi alla fine sono metà dell'opera. Ma i premi non sono tutto per i clienti. Lo studio di Richard Williams di Hollywood è stato recentemente incaricato di una serie di spot sulle compagnie di assicurazione sulla salute. Questo progetto prese il nome di Albero. A insaputa di Richard Williams, la donna a capo del progetto si è gravemente malata e le cose sono andate al peggio. Fu un venerdì mattina alle 7 o 7:30 quando il telefono si mise a squillare. Erano quelli del progetto Albero da New York che dicevano: vedi di muovere, di portare qui il tuo grasso culo prima delle 9 di lunedì mattina. Che è successo? Che è successo? Alle 9, non potrei venire martedì? Ho degli impegni importanti che... Il tuo grasso culo, qui, alle 9 lunedì mattina, sii puntuale. Che succede? Una montagna di lavoro? È terribile, il progetto è morto. Attraversai 3 giorni, forse 2 che sembravano 3. 2 giorni di riunioni di agenti assicurativi che dicevano: è colpa mia, no, è mia, e spargevano disegni sul pavimento. Erano disegni terribili. Ve li sistemo io, li sistemo io. Parto ora in aereo. Abbiamo un Oscar e 150 altri premi. Possiamo farlo senza problemi. George sarà malato, ma non vi preoccupate. Riportai il progetto a Londra e lo diedi ai miei animatori. Eravamo 6 settimane in ritardo, l'agenzia non aveva fiducia e dovevamo dimostrare il nostro talento. Ed era difficile dato che non eravamo partiti in tempo. E tra la paura di non farcela, budget e il resto, beh, alla fine finimo tutto in 3 settimane. Think of them. Oh, that's it. That's it. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. The slow one, isn't it, Alan? First one. Is Wendy here? No. Isn't that interesting? Can I just say, on the tree... Parlando del progetto Albero, se non ce ne daranno il tempo, dovremo abbassare la qualità, tagliare ancora e ancora. Se facevate 2 gruppi di foglie, ora dovete farne 4, e il giorno dopo 6, e poi 8. La pubblicità è fatta di impatto, tutto è impatto. L'importante è la prima impressione. Non stiamo facendo nulla di pioneristico. So, really, just bounce it. Quando hai appena finito, non sai se sia un buon lavoro o una schifezza, ma credo che ce la siamo cavata. Sotto pressione. Abbiamo consegnato e l'abbiamo fatto bene.
I fondi per The Thief, Who Never Gave Up, arrivarono soprattutto dagli spot. Ma la testardaggine di Williams nel creare prodotti di qualità lo ha portato a spendere più di quanto guadagnasse. In particolare quest'anno, per finire il film, Richard avrebbe dovuto imparare a vendersi. Richard Williams animator had to become Richard Williams salesman. Questo ristorante di Londra divenne sede di numerosi meeting con grandi aziende. E gli animatori si presentavano. Rusty Owen Jones, nuovo assunto come organizzatore, aiutava Richard nei meeting. In questo momento sta ponendo domande proprio sulla gestione dei soldi. Richard sa di essersi isolato dalla vita sociale per questo lavoro e ammette di non essere riuscito ad avere il pieno controllo e di aver sperato che tutto si risolvesse un po' da sé. Parla, per esempio, di un animatore che, stufo della situazione, venne da Richard a lamentarsi dell'assenza delle attrezzature. Elements at all. I was hoping everything would fix itself. I mean, Russell, for who's in the next room, our best animator's in the next room for me, and he burst in one day and he said, God damn it, he said, I mean, he's not, he's frightfully British, but I can't, it's northern accent, I can't do it, but he said, we want our editing back. We want our camera back. I can't work under these conditions. E fu così che capì che coloro che lavoravano per lui, tutte persone buone, affidabili a suo dire, lo facevano perché si fidavano di lui e sapevano che se guadagnava qualcosa, di certo non veniva speso in interessi personali. Eppure si stavano stufando di lui, perché non era più così presente come prima. A quel punto ha aperto gli occhi e beh, si è preso una bella pausa. Non è facile che un lavoratore decida di esporre le sue lamentele di sua spontanea volontà. Ma sempre quando Richard a un momento si dedica a The Thief Who Never Gave Up. Individual bits and having their own not exactly point of perspective, but their parallel point of perspective, which is what the Persian seemed to do. Negli ultimi tre anni siamo arrivati vicini per ben tre volte ad avere un finanziamento e fino a sei mesi fa siamo stati al verde, finché non abbiamo messo da parte qualcosina per il film, ovvero 10 milioni di sterline, cioè 20 milioni di dollari, che è troppo poco per un film. Essendo un prodotto completamente originale, per non correre rischi servirebbero almeno altri 60 milioni. But for original material and an animated film, it's a big risk. It means the thing has to gross 60 million bucks to make, to, it has to be a hit. But it would take 2 years, wouldn't it? I wonder if it would be suicide to start it before we got the money. Just to start it. Non vedo l'ora di finirlo. Vorrei che fosse già finito. Ho degli amici che non credono che lo finirò mai e me lo ripetono sempre, come un avvertimento. E allora che faccio? Ci spendo 3 milioni? Non è mica solo un hobby. Questo film è stato realizzato 10 anni prima che il progetto venisse messo nelle mani di Fred Calvert e censurato rovinosamente. Oggi Richard Williams e tutte le persone nominate nel corso del documentario purtroppo non sono più tra noi. In questo momento, anno 2020, il film è disponibile completamente doppiato in italiano su questo canale YouTube grazie al lavoro di Gareth Gilchrist che ha restaurato interamente il film. In questo momento, anno 2020, il film è disponibile completamente doppiato in italiano su questo canale YouTube grazie al lavoro di Gareth Gilchrist che ha restaurato interamente la pellicola.